secondo invece parla di un articolo che si chiama La trappola JavaScript. Quando posso andare? Buongiorno, mi chiamo Giulio Masetti, come era scritto nel programma sono un curioso più che un esperto, quindi diciamo vi mostrerò delle cose senza pretese, soprattutto perché io forse non sono troppo in grado di offrire grandissime spiegazioni, però appunto se avete domande non esitate a farvele, io poi se non so rispondere non esito a non rispondere. Allora, dunque, si parla della batteria dei portatili, velocissimamente. Allora, sui nostri portatili non abbiamo delle batterie a litio, ma abbiamo delle batterie agli ioni di litio. So che questo può sembrare una minuzia dal punto di vista della definizione, ma è fondamentale, perché le batterie agli ioni di litio hanno una fisica molto complessa e, diciamo, io vi proietto semplicemente queste immagini. Su questo sito trovate veramente molte informazioni ben fatte, l'autore cita molti articoli e molte indagini anche recenti, quindi vi invito se siete interessati a consultare maggiori informazioni. Allora, il punto è che io vi cito solamente alcune cose veloci che si possono trovare su questo sito. Allora, a differenza della velocità con cui la tecnologia ha fatto sì che su un piccolo spazio si potesse aumentare il numero di chip, quindi aumentare la potenza di calcolo, così non è stato per le batterie. Le batterie hanno una tecnologia di sviluppo molto più lenta, il che significa che a volte per le nostre necessità, per il prezzo che siamo disposti a spendere, non ci possiamo permettere cose di grandissimo livello, e quindi dobbiamo adattarci a cercare di risparmiare il più possibile energia e vita della batteria. E la batteria, come spesso si crede che la durata della vita della batteria sia solamente legata al numero di cicli di carica e scarica, in realtà è molto legata anche alla temperatura. Per esempio, una cosa che assolutamente da non fare, che io adesso invece sto facendo, è quella di avere una batteria carica con attaccata la corrente elettrica. Perché? La batteria, una volta che ha raggiunto il suo livello massimo di carica, smette di essere caricata, quindi non è che viene caricata in eccesso con la corrente, ma il punto è che il portatile scalda e la batteria non può stare in una zona molto calda, diciamo. Qui si vede come decade facilmente con la temperatura la ricaricabilità delle batterie. Si vede che con temperature, diciamo, un portatile, diciamo, siamo sui 50 gradi, e si vede che diciamo, la vita media della batteria ne risente moltissimo. Quindi attenzione a come si utilizza la batteria. Cioè, la batteria bisogna evitare di tenerla attaccata al computer quando si è connessi alla rete elettrica. Certo, in molte situazioni questo non è possibile, per esempio dove abito ci sono spesso degli sbalzi di tensione e quindi io tengo appunto la batteria attaccata alla corrente elettrica. E questo era per dirvi che il maggior sforzo che possiamo fare per migliorare la vita della nostra batteria è rispettare poche e semplici regole. Un'altra cosa che possiamo fare in qualche modo, come persone che si appunto definiscono smanettoni, è quello di chiedere ai produttori dei ricaricatori delle batterie di avere un'accortezza. Allora, attualmente la maggior parte dei produttori, anzi la quasi totalità, nel caso dei portatili la totalità dei produttori, fa sì che il voltaggio per cella nella fase di ricarica sia questo valore. Allora, questo valore è scelto perché così la velocità che è necessaria per ricaricare la batteria a pieno è molto alta, quindi il tempo che è richiesto a ricaricare la batteria è molto poco. Lo svantaggio è che se io ricarico una batteria in poco tempo, alla fine i cicli di carica sono pochi, carica e scarica, prima della fine della vita. Allora, alla quantità che danno i nostri produttori ho 300-500 cicli di carica. Se io potessi semplicemente con una piccola modifica, volendo anche autoprodotta, modificare il voltaggio per cella, vedete, per esempio anche semplicemente abbassandolo di poco, vedete come il numero di cicli di carica e scarica, quindi la durata di vita della batteria, è decisamente
migliorato. Quindi una cosa che possiamo fare sia come smanettoni, sia volendo come richiesta ai produttori dei portatili di domani, è questa piccolissima e semplice modifica. Detto questo, passiamo a un altro argomento, che è l'argomento software. Cioè, questa è la parte fisica e hardware, di cui io conosco poco ed è estremamente complessa. Vi invito appunto a cercare maggiori informazioni in rete. La parte software è la seguente. Noi ci occupiamo di un sistema GNU Linux. E i sistemi GNU Linux sono stati tradizionalmente sviluppati avendo in mente una situazione desktop. E questo in effetti si riflette anche sul fatto che parti del sistema e parti anche delle applicazioni che utilizziamo sono pensate per consumare appunto l'energia come se fossero un computer e la persona fosse seduta alla scrivania, non per il portatile. Quindi, diciamo, quello che possiamo fare è misurare il consumo che abbiamo e cercare di intervenire nei punti dove ci sembra che il consumo sia maggiore. Allora, lo strumento, direi, più semplice e forse migliore da questo punto di vista per fare quello che vi ho appena detto si chiama PowerTop e richiede i permessi di sudo. Cioè, allora, al momento io ve lo faccio vedere. Io ho attaccato l'alimentatore e vedete, qui ci sono le indicazioni dell'utilizzo. In pratica ho l'interfaccia di rete, ho dei codec audio che consumano molta energia e così via. Adesso chiudo questa applicazione, stacco il portatile dalla corrente sperando che questo non abbia troppi problemi, rilancio l'applicazione e vediamo cosa succede. Allora, si vede che il consumo attuale è di 21.8 watt. Questa pagina viene ricaricata ogni credo 20 secondi. E la retroilluminazione del display è uno dei consumatori, diciamo, principali della batteria di energia. Un altro che generalmente si trova in questi elenchi sono le schede wireless. Le schede wireless consumano molto, in particolare nel caso noi fossimo interessati appunto a un sistema libero, alcune schede wireless hanno, diciamo, del software non proprietario, comunque devono essere gestite in modo particolare e questo fa sì che il loro consumo sia piuttosto elevato rispetto a quello che effettivamente fanno. Quindi nasce l'esigenza di customizzare, cioè sistemarsi un sistema sulle nostre necessità. Allora, ci sono vari aspetti. Partirei da uno abbastanza semplice, diciamo al nostro livello, poi entrando nel dettaglio le cose sono complicabili a piacere. Una cosa molto semplice è, per esempio, disattivare la scheda wireless. In alcune circostanze questo non è possibile, però quando è possibile vi consiglio di farlo. Un'altra è, per esempio, passare su una TTI. Non so se voi siete molto pratici, ma il fatto è che il nostro sistema operativo ha un'interfaccia grafica, benissimo, però possiamo anche utilizzarlo senza, e come abbiamo visto, essendo la retroilluminazione dello schermo una fonte importante di consumo della batteria, se noi abbiamo solamente un'interfaccia, cioè una cosa simile a una shell, che come vedete è nera e bianca, abbiamo un bassissimo consumo e le batterie veramente possono durare molto molto tempo rispetto a quello che siamo abituati a percepire. Un'altra cosa che possiamo fare, quindi queste due le ho dette, un'altra cosa è che nei portatili di, diciamo, recente costruzione ci sono spesso due schede grafiche, una integrata nella scheda madre e una esterna collegata alla scheda madre. Per esempio, vi faccio vedere SysKernel. Mi sono scritto tutte le cose perché sono quasi alla fine, non disperate. Ovviamente ho scritto, ci vuole il permesso giusto. Ok, come si vede io attualmente ho attivato la scheda integrata
e ho disattivato la scheda esterna. Questo fa sì che ovviamente il consumo di energia sia minore, perché invece che alimentare due schede grafiche, tanto ne usiamo una per volta, almeno per vedere le cose come stiamo facendo adesso, la possiamo disattivare. Passando invece a quello che succede nel nostro sistema operativo e che però non ha direttamente a che fare con la grafica o la connessione si può ad esempio analizzare il consumo di energia che fa il nostro hard disk, perché il nostro hard disk viene letto e viene scritto molto molto spesso, e talvolta viene letto e scritto troppe volte rispetto a quelle che sono le nostre necessità. Per esempio, se non abbiamo necessità di salvare l'informazione su ogni file che ci dice qual è l'ultima volta in cui il file è stato letto, non attenzione qual è l'ultima volta in cui il file è stato scritto, ma l'ultima volta in cui abbiamo avuto accesso al file, possiamo non so se è scritto male, vediamo qualcosa. No, perché manca. Sì, manca. Cosa mi sono perso? FS tanto. Ah, è il contrario. Con la tia posterai. FS tanto. Sono incapace a guardare lo schermo e a battere sulla, come si vede, ancora. Sono incapace a battere sulla tastiera e guardare lo schermo. Allora, dicevo, se non vogliamo questa informazione, cioè ricordarsi l'ultimo momento in cui un file è stato non modificato ma letto, possiamo, quando montiamo il nostro hard disk, appunto questo file, cambiare una semplicissima, dare semplicemente un'opzione, che è questa e anche questa, e il nostro hard disk verrà letto moltissime meno volte rispetto all'utilizzo normale. Perché ogni volta appunto che accediamo ai file, e il sistema operativo accede ai file anche se noi non vediamo sullo schermo appunto il file a cui il sistema operativo accede, in questo modo riusciamo a risparmiare un numero veramente molto grande di letture dell'hard disk. Poi è possibile anche utilizzare, diciamo, alcuni strumenti, alcuni pacchetti che quasi tutte le distribuzioni rendono disponibili. Uno di questi, il più famoso e forse anche il più utile, si chiama, lo scrivo qui, Laptop Mode. Allora, se voi scaricate e installate questo programma, diciamo, questo programma si occupa di tenere traccia di alcuni moduli del kernel, cioè di alcune parti del sistema operativo che notoriamente consumano molta energia. E quando queste parti non vengono utilizzate o vengono sottoutilizzate rispetto a quello che potrebbero fare, questo sistema si occupa, diciamo, di gestirle in modo tale che il consumo di energia sia il minimo possibile. E un'altra cosa che possiamo fare, diciamo, abbiamo parlato di schede grafiche, connessione, adesso abbiamo parlato di hard disk, possiamo parlare di un'altra cosa che è la RAM. Allora, diciamo, noi nel nostro sistema abbiamo le CPU che funzionano, che devono funzionare, e abbiamo la quantità di RAM occupata da ciò che stiamo facendo. Allora, per esempio, in Ubuntu c'è un fattore particolare che si chiama swappiness. Ora, qui vedete la parola swap. Cos'è la swap? La swap è un pezzo di memoria che sta sull'hard disk, quindi non sulla RAM, che viene in aiuto del sistema operativo quando il sistema operativo ritiene che la RAM possa essere occupata troppo. Quindi quando il sistema operativo ritiene che la RAM sia troppo occupata da file vari, inizia a scrivere su questo pezzo di memoria che sta sull'hard disk. Noi abbiamo detto che vogliamo evitare il più possibile che il nostro sistema operativo scriva troppo spesso sull'hard disk. Un modo di farlo è di dire al sistema operativo di scrivere su quest'area di memoria solamente nel momento in cui tutta la RAM sia completamente piena. E questo, quello che dicevo prima, lo swappiness, è un numero che dice
quanto il sistema operativo ha intenzione di utilizzare la swap anche quando non c'è bisogno. Più è alto, più il sistema operativo scriverà dei dati sulla swap, anche se la memoria RAM non è del tutto piena. E nell'installazione standard di Ubuntu questo numero è segnato a 20. Noi lo possiamo mettere a 0. Io, per esempio, in questo caso l'ho messo a 0 e quindi il mio sistema operativo non toccherà l'hard disk fino a che tutta la RAM non è piena. E questo è anche questo è un buon vantaggio. Se volete vi faccio vedere come si fa, in realtà è abbastanza semplice. Bisogna semplicemente scrivere su un file, però questo, se poi avete domande, vi do tutti i file relativi. Altra cosa che può influire, come abbiamo detto, anzi forse in modo più importante addirittura rispetto a, all'ultima cosa che vi ho fatto vedere adesso, è la frequenza con cui lavorano le CPU. Come abbiamo visto, vi faccio vedere, le CPU lavorano in parallelo, ciascuna lavora a una certa frequenza. Allora, più è alta la frequenza di lavoro, più energia viene consumata. Poi c'è in realtà anche un altro parametro, le moderne CPU hanno anche un'istruzione che gli dice non fare nulla, e questa istruzione viene data e tolta. Oltre alla frequenza di lavoro, anche quante volte viene data e tolta questa istruzione influisce sul consumo energetico. Come fare a vedere questa cosa? Esiste un programmino che si chiama Desktop, che ha anche un'interfaccia grafica, la vedete qui. Per esempio, adesso le mie CPU, ora hanno avuto un picco, le mie CPU hanno tutte una frequenza bassa e io posso impostare un massimo. Per esempio, posso dirgli: questo è il massimo che le mie 4 CPU ciascuna possono raggiungere, 1.8 GHz. Però posso dirgli: guarda, voglio fare solo con la batteria, andiamo in modalità risparmio energetico. E ho impostato che la modalità risparmio energetico viene deselezionata quando faccio qualcosa di impegnativo, perché appunto quando faccio qualcosa di molto impegnativo non sono più risparmio energetico. Quindi posso addirittura selezionare la frequenza con cui le mie CPU appunto lavorano. E vi dicevo, l'altro numerino si vede da power top. Ecco, questi qui, wake up, vedete, sono le volte che, al secondo che io do l'istruzione alle CPU di svegliarsi e corrispettivamente poi dopo ci sarà anche l'istruzione di riaddormentarsi. Più questo numero è alto, più c'è un consumo energetico e si può, diciamo, lavorare per abbassarlo il più possibile. Non entrerei in maggiori dettagli. Comunque, il messaggio fondamentale che vorrei passasse è che in un'installazione standard il punto di riferimento è quello di un computer fisso seduto sotto il tavolo, mentre noi vogliamo qualcosa, diciamo, un pochino più ottimizzato e volto al risparmio energetico. Un altro argomento che vorrei trattare velocissimamente è l'utilizzo delle ventole, perché dentro il nostro portatile, forse non lo so, ci sono delle ventole che fanno sì che il flusso d'aria sia ben distribuito all'interno del nostro portatile. Questa è una cosa molto complessa. Parte della progettazione dei nuovi portatili, parte delle difficoltà di progettazione dei nuovi portatili è proprio basata su questo, il modo in cui l'aria fluisce all'interno del portatile. E lo scopo di tutto questo sistema complesso è far sì che le parti sensibili del nostro computer riscaldino, cioè sentano meno calore possibile, perché sono danneggiate dal calore. Non ultimo, come abbiamo visto, la batteria. Però, diciamo, l'altro lato della medaglia è che se siamo in una situazione in cui consumiamo energia della batteria, appunto le ventole consumano energia. Certo, il lato positivo è che fanno sì che l'aria circoli all'interno del computer, ma consumano energia. Per cui bisogna trovare una situazione di equilibrio. E la situazione di equilibrio è dire al computer sopra quale temperatura vogliamo che partano le ventole e a quale velocità vogliamo che le ventole vadano. E per fare questo esiste un altro applicativo che si chiama ThinkFan. Fan in inglese è ventola. Che gestisce appunto questo fatto.
Io direi che sostanzialmente